Presidente, lei ha detto resterà con noi anche se deluso, insomma, nelle ultime ore. È possibile trattenere un allenatore contro la sua volontà? L'allenatore è prima di tutto un professionista e quindi una persona che firma un contratto sa che si assume, diciamo, un impegno. Di conseguenza io penso che al di là di tutto ci debba essere proprio questo, vada valutato questo aspetto. La professionalità di questo ragazzo è fuori discussione, quindi penso che rimanendo a Catania darà il meglio di se stesso come ha fatto quest'anno. Ma guarda, chiaramente poi nel corso di un anno succedono tante cose, in questo caso lui a Catania ha fatto bene, la Roma ha dimostrato di avere interesse, anche se a me ancora nessuno ha detto nulla, io ho letto solo i giornali. Penso che nel calcio ci può stare un interesse da parte di una grande società nei confronti di un giovane allenatore. Peccato che già l'avevano a Roma e se lo sono lasciati sfuggire, quindi voglio dire, questo fa parte del gioco. Da qua a dire che Mondella andrà alla Roma ce ne corre. Io non devo convincere nessuno, cioè non, semmai è al contrario. Io non ho da convincere nessuno, abbiamo un contratto e quindi penso che lo rispetteremo, almeno noi lo vogliamo rispettare. E la controparte, in questo caso il tecnico, è tenuto a rispettarlo pure. No, non ci provo, poi lo dirò all'inizio dell'anno a Aula Magna, dirò qual è, perché prima dobbiamo vedere cosa facciamo. Noi abbiamo intenzione di confermare la maggior parte del gruppo che ha fatto bene quest'anno, compreso l'allenatore, però chiaramente non dipende solo da noi, dipende anche da quello che si farà nel mercato in uscita e in entrata, poi vediamo. Ma noi non abbiamo necessità di smantellare la squadra, voi sapete che noi seguiamo una politica che è necessaria per la nostra sopravvivenza, per gli investimenti che facciamo sempre e noi come tutti gli anni credo che se ci sarà la possibilità ci daremo un pezzo, cioè un giocatore, non andremo a smantellare la squadra assolutamente. Ma detto questo faremo il mercato in entrata cercando di essere ancora più competitivi l'anno prossimo. Nicola Salerno sarà il prossimo DS? Non è detto, cioè uno dei nomi che stiamo valutando è una persona che ha grande conoscenza del calcio, è una persona che conosciamo bene, però non è detto che diventi il nuovo direttore sportivo del Catania, ci sono anche altri nomi.